potrei salutare qui. Di solito i primi gruppi che si affacciano sul palco sono quelli che devono scaldare la folla, e devo dire che ce l'ho fatta. Grazie a tutte e a tutti per essere qui. Questa è la chiusura della campagna elettorale, per modo di dire, perché fino alle 23.59 di domani sera saremo, come già stato detto, tutte e tutti impegnati in questa che è una sfida avvincente, che abbiamo vissuto intensamente, anche se per pochi giorni, troppi pochi giorni per quanto ci riguarda. E noi siamo qui sul palco, ma dovremmo avere qua da parte tutte le compagne e i compagni che ci hanno accompagnato in questa sfida, appunto. Per cui parlo anche a nome loro e dico che è stata una bella avventura. Queste giornate ci hanno fatto capire che siamo dalla parte giusta del tavolo, come ho detto più volte nei miei interventi. Ci ha fatto capire che abbiamo parlato di temi concreti, vicini alla vita delle persone, da un punto di vista appunto ambientale, sociale e dei diritti civili. Non abbiamo promesso a nessuno soldi facili in busta paga, non abbiamo promesso di alzare le pensioni, non abbiamo promesso di pagare le bollette prendendo ancora soldi dallo Stato e generando così ulteriore debito pubblico. Ci siamo ricordati che il 25 aprile rimarrà, per quanto ci riguarda, il 25 aprile. Non abbiamo avuto la necessità di andare a urlare nelle piazze. Siamo andati in giro semplicemente a raccontare alle persone il nostro programma, fatto di proposte concrete per tutte le fasce d'età. Soprattutto ci siamo sforzati in una battaglia che, credetemi, è davvero pesante, che è quella di convincere la gente ad andare a votare. Prima di tutto abbiamo dovuto convincere le persone il 25 settembre di non stare a casa sul divano, convincere le persone che non tutti i politici sono uguali, perché anche quella è la frase che ritorna sempre, e poi li abbiamo convinti della bontà della nostra proposta. Come già stato detto, la coalizione ha lavorato bene anche su tutto il collegio, mi viene da dire, ci siamo rimboccati tutte le maniche, non abbiamo dato niente per scontato. Non dobbiamo darlo fino all'ultimo minuto. A tutti quelli che mi chiedono, vabbè, ma come la vedi, sei demoralizzato, eccetera, dico sempre, come ho detto anche al nostro segretario, qualcuno qui presente lo sa, che noi a Lecco si vince. Quindi con questa idea convinciamo un sacco di gente ad andare a votare e buon voto a tutti. Grazie.